Tanto buonasera a tutti. Allora, questa sera parliamo di una vicenda che credo un po' tutti conosciamo, ci ha tenuti inchiodati ai giornali, alle televisioni, alla radio per parecchio tempo, dal 16 luglio scorso al 24 luglio, giorno in cui Walter e Simon Kerr sono stati prelevati da un elicottero e portati a campo base, ma anche nei giorni successivi, perché ci sono stati lunghi strascichi giornalistici, polemiche, puntualizzazioni. La vicenda di cui parliamo si svolge su Nanga Parbat. Nanga è, credo lo sappiate tutti, l'ultimo 8000, in realtà l'ultimo baluardo, il più occidentale dell'Himalaya. Con il Nanga l'Himalaya finisce, perché poi c'è la grande curva dell'Indo e dall'altra parte comincia il Karakoram. È una montagna straordinaria, molto bella, che ha tre versanti principali. A sud c'è il versante di Rupal, e sull'altro versante, quello che guarda verso nord, ci sono due altri versanti che si guardano: uno è il Rakhiot e l'altro è il Pamir. Il Rakhiot è un versante molto spettacolare, altissimo. Pensate che già i tedeschi negli anni 30 avevano misurato il dislivello che corre tra il ponte Rakhiot sull'Indo e la vetta del Nanga, e Finsterwalder aveva calcolato che questo dislivello equivalesse a 7000 metri. Credo che sulla Terra esistano dislivelli di questo genere, siano ben rari da trovare, quindi probabilmente è uno dei dislivelli maggiori del mondo. E la parete Rakhiot era ancora in attesa di una prima ascensione. Tutte le altre che ci sono state sul Nanga sono state fatte su altri versanti di Amir, Rupal, eccetera. E quest'estate c'è questa spedizione formata da due alpinisti sudtirolesi, che sono Karl Unterkircher e Simon Kerr, e poi Walter Nolz, che invece è trentino, che avevano studiato molto bene questa parete e avevano deciso di aprire una via nuova su questa parete, portandosi dietro gli sci per scendere poi dall'altra parte, lungo la via Mur. Probabilmente la prima intenzione era quella di scendere con una via nuova ancora, sci molto leggeri. È stata una salita che è stata pianificata nei minimi dettagli. Sono saliti molto leggeri, col minimo indispensabile, e hanno cercato di fare questa via in, come dire, uno stile particolare, uno stile alpino, ma anche molto veloce. Sono partiti alle 22 del 14 luglio e si sono fermati, credo, quando è accaduto l'incidente che ha causato la morte di Unterkircher, dopo aver percorso 2400 metri. Quello che è successo dopo ce lo racconterà direttamente Walter. Io adesso approfitterei, visto che ci sono degli altri amici, per fare un giro di opinioni, per raccontare ancora qualche cosa. Poi vediamo un po' di immagini che è riuscito a realizzare Walter, quel poco che è riuscito a riportare, perché poi il rientro dalla spedizione è stato un po' troppo veloce, un po' tanto veloce, e parte dei materiali è rimasto su a campo base. E poi magari chiacchieriamo un attimo insieme, perché di sicuro ci saranno domande, ci saranno delle cose che magari avete in serbo e volete chiedere a Walter. Tra l'altro credo sia la prima volta che viene da queste parti. Buonasera a tutti anche da parte mia. No, io qua a Sestriere sono venuto nel 2004. Non come alpinista, però. Come sci-alpinista mi stavo allenando per poi andare in Francia a fare alcune gare di sci-alpinismo, e mi sono fermato qua perché alla fine io dico che sono un ragazzo curioso e guardo sempre verso l'alto, e vedendo Sestriere mi è venuta voglia di vedere dall'alto verso il basso cosa vedevo, se si vede il mare, perché da noi in Dolomiti si dice, tutte le vette dicono, si vede Venezia, però qua a Venezia non è visto. Bene, allora parleremo di questa grande salita, perché alla fine è venuta fuori una grande via, e parleremo anche di Karl Unterkircher, perché con tutte le polemiche che ci sono state quest'estate, alla fine si è dimenticato di ricordare questo grandissimo scalatore, e che era anche un grande amico di Walter e di Simon. Leonardo.
Dunque, dico una sciocchezza per cominciare: non si dovrebbe mai fare una classifica delle salite alpinistiche, ma esistono perfino due premi che valutano ogni anno, ogni due anni le salite. E allora io credo che la salita di Walter e di Simon sia stata nella scorsa estate una delle maggiori imprese alpinistiche, non solo himalayane, delle imprese alpinistiche tukur, che due alpinisti potessero fare. Due alpinisti, soprattutto Walter aveva un 8000, il K2 fatto nel 2004 in occasione del cinquantenario della salita italiana. Simon non aveva nemmeno un 8000, Carr aveva una bella preparazione himalayana. Quando Walter e Simon si sono trovati da soli, non si sono persi d'animo, pur con il lutto che pesava sul loro cuore vedendo scomparire il loro amico e il capo spedizione, ma sono riusciti a organizzarsi, a continuare e, ripeto, a realizzare davvero un itinerario himalayano che, se voi andate a vedere sui libri che raccolgono le vie di Himalaya Karakorum, nemmeno si poteva, fino a 10-15 anni fa, nemmeno veniva preso in esame, tanto sembrava impossibile salire per quel itinerario che tutti avevano escluso, salvo forse nei primissimi tentativi di fine 800. Il Nanga peraltro era stato provato da Mamberi nel 1895, grazie, in un'impresa folle, decisamente folle, di lui e dei suoi due accompagnatori, due burka dell'esercito inglese in India, non si seppe più nulla. Questo per dire che il racconto che tutti voi avrete sentito ai telegiornali e spero da giornalista di quotidiano anche letto sui giornali, dovrebbe essere sfrondato di tutte le polemiche, di tutte le sovrastrutture, di tutte le parole in più che purtroppo siamo stati costretti ad aggiungere per arrivare al cuore, cioè per arrivare all'itinerario che questi due hanno, che Walter e il suo compagno sono riusciti a realizzare. Un itinerario oltretutto fatto, come diceva Roberto, portandosi sì sulle spalle, sia pure sci molto leggeri, quindi con certamente non essendo allo stremo delle forze, riuscendo ad arrivare non in cima, perché a quel punto sarebbe, poi ce lo fate, se lo spiega meglio, sarebbe stato veramente temerario arrivare fino sulla vetta del Nanga, ma riuscendo a fare una bella sciata, credo che lui lo abbia pure scritto nel suo diario, una bella sciata su una delle vie, quella percorsa da Herman Bull nel 1953, una delle vie che forse hanno più un alone di leggenda fra tutte le salite himalayane.